amici di Alex Carson, benvenuti, benvenuti a questo previsione di pronostico. E la partita di cartello di questo weekend non può essere che Juventus-Milan, anzi Milan-Juventus. Non è una partita, è una delle grandi partite. Le due squadre arrivano però in un periodo un po' strano, in mezzo alla Champions League. Prestazioni non proprio esaltanti. La Juventus ha vinto col Maccabi Haifa, il Milan invece ha perso in quel di Londra, e le aspetta subito la gara di ritorno. Trasferta difficile in Israele per la Juventus. Il Milan dovrà comunque farsi valere contro i Blues del Chelsea, che arrivano a San Siro. Le formazioni sono quelle preannunciate dalla Gazzetta dello Sport, quindi vediamo se poi giocheranno gli 11 preannunciati dalla Gazzetta dello Sport oppure ci sarà qualche cambiamento. Purtroppo non possiamo prevederlo, come non possiamo prevedere i cambi che arriveranno. Il Milan comunque è preannunciato con Tatarusano in porta, Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez in difesa, Krunic, Benasser, Tonali e De Ketelaere a centrocampo, Giroud e Leao davanti. Questa la formazione del Milan. La Juventus, Szczesny in porta, Danilo, Bulunci, Bremer, Alexandro, McKennie, Paredes, Rabiot e Kostic a centrocampo, Milik e Vlahovic davanti. È chiaro che sicuramente la Juventus fa qualche turnover in vista appunto della partita col Maccabi Haifa. È chiaro che Allegri deve tener conto di un minimo di turnover. Per quanto riguarda il Milan invece la situazione è fuori solo Ballot Touré e dentro Theo Hernandez, per il resto gli 11 con stessi giocatori che hanno giocato anche a Londra. Vediamo ora il Milan che manovra subito sulla tre quarti della Juventus. Tonali, vediamo Tonali per Theo Hernandez, De Ketelaere, Leao fermato da Rabiot fallosamente, calcio di punizione a favore dei rossoneri. È chiaro che De Ketelaere viene data ancora fiducia, c'è una leggera mormorio, un leggero mormorio da parte della tifoseria. Per il momento il rendimento non è proprio esaltante. Io direi di aspettare i tifosi rossoneri. Va intanto Tonali a battere il calcio di punizione. Tonali in barriera, Juventus che copre bene in barriera su un ottimo specialista qual è Tonali. Vediamo ancora il Milan, Krunic, Giroud, va Giroud, sportellate con Danilo, alla meglio il francese, Krunic. Anche il Milan, oltre alla Juventus, tante defezioni da una parte e dall'altra, quindi fare anche turnover in vista di queste partite importanti, insomma, non è proprio il massimo. Intanto Olivier Giroud porta in vantaggio il Milan all'ottavo minuto del primo tempo. Splendida conclusione del francese sotto l'incrocio dei pali. Non può nulla Szczesny, Milan in vantaggio. È chiaro che questo è il movimento alla Olivier Giroud che tanto ci si aspetta proprio davanti all'area di rigore. Qui una marcatura di Bremer che probabilmente ha agito nella sua zona non proprio esaltante, la vediamo, ecco qui Bremer si fa sfuggire francese, gran tiro comunque sotto l'incrocio dei pali per l'attaccante del Milan. Vediamo dal basso, praticamente Szczesny non può nulla, vantaggio del Milan 1-0, gol di Olivier Giroud. Subito la partita si apre con le marcature. Ora vediamo la Juventus come reagirà. Milik per McKennie. McKennie affrontato da Tonali, regola del vantaggio. Danilo che dà il cambio un po' a Cuadrado, tra l'altro anche De Sciglio infortunato nella Juventus, fuori un mese. Intanto Kostic beccato lungo da Bonucci, prova il cross Kostic, libera però la difesa rossonera. Ancora Kostic, Rabiot, Parabio fermato da Krunic, brutto appassaggio intanto ma la Juventus non ne approfitta. Bonucci, Paredes per Danilo, McKennie si propone, Alexandro, Kostic, andiamo ora Kostic, andiamo il cross di Kostic per Vlahovic, debole la conclusione, ferma tra l'altro contrastato da Tomori, quindi palla che torna in possesso dei rossoneri. Andiamo ora a Tonali per Hernandez, lancio sulla sinistra per Leao, Bonucci fa buona guardia, spazza via, in fallo laterale,
non va per il sottile Leonardo Bonucci, va ora Teo Hernandez per Leao. Lancio di Bennacer ancora in direzione di Rafael Leao, troppo lunga la palla, Bonucci fa buona guardia, rimessa dal fondo. È chiaro che la Juventus non è partita benissimo, ma quest'anno veramente la Juventus denota queste partenze un po' non proprio esaltanti. Allegri deve trovare ancora la quadratura, e tra l'altro il mondiale incombe e i giocatori convocati per il mondiale è chiaro che inizieranno a tirare un po' il freno a mano in vista appunto della competizione in Qatar, che si svolgerà tra novembre e dicembre. Intanto fallo di Kostic su Olivier Giroud, e attenzione, ammonizione per Kostic, non ci voleva per la Juventus, perché ora Kostic dovrà stare molto attento durante tutta la partita in fase di ripiegamento, proprio per non incappare nell'espulsione. Fallo netto di Kostic, giusta l'ammonizione. Va ora Tonali, salgono le torri rossonere, Tonali la mette in mezzo, esce Szczęsny, troppo sul portiere la palla, Szczęsny in blocca, impresa sicura. Vediamo ora Szczęsny, Grunic, Grunic fermato da Bremer, torna McKennie, Danilo, McKennie, lancio sulla sinistra per Kostic, molto largo. Per il momento la Juve non si è ancora resa pericolosa. Abbiamo ora Alessandro Rabiot. Attenzione all'inserimento di Leao, Giroud, Krunic. Ancora Olivier Giroud, molto mobile l'attaccante francese, che sta mettendo un po' in apprensione tutta la retroguardia bianconera. Cross di Dest intanto per Leao, Bonucci anticipa, Rabiot, Vlahovic, per il momento molto in ombra il serbo, e infatti viene fermato ancora da Krunic, che sta giocando un'ottima partita di contenimento ma anche di proponimento. Tonali intanto, De Ketelaar fermato da Rabiot, lancio di Rabiot in direzione di Milik, anzi di Vlahovic, che fa fa sportellate, prova il tiro Vlahovic, e qui Tatarugianu deve impegnarsi e mettere in calcio d'angolo. Vlahovic che fa a sportellate con Kalulu, si avvicina all'area di rigore, destro che non è il suo piede, tra l'altro il controllo di Suola col sinistro, l'avete visto. Calcio d'angolo a favore dei bianconeri, si propone ora Bremer per la battuta corta, Teo Hernandez fa da buona guardia, riceve Bremer per Danilo, da indietro Paredes, prova il tiro dalla distanza, si immola Tomori e mette in calcio d'angolo. Lo rivediamo, passaggio indietro di Danilo, arriva Bremer e Tomori devia in calcio d'angolo. Juventus che ha un moto di reazione in questo finale di primo tempo. Alla battuta ora Kostic, va il serbo lungo per Bremer, anticipa però tutti Teo Hernandez, palla che sfila in fallo laterale. Juventus che beneficia del fallo laterale in zona d'attacco. Alessandro, Kostic, cross in mezzo di Kostic, attenzione ai cross del serbo, per il momento però inefficaci, perché Milik e Vlahovic per il momento non hanno ricevuto rifornimenti adeguati. È chiaro che l'assenza di Di Maria si sente, l'uomo dell'ultimo passaggio, però la Juventus deve anche imparare soprattutto a farne a meno. Vediamo ora Vlahovic che si gira, il tiro di Vlahovic debole, palla sul fondo, e ora rimessa dal fondo per i rossoneri. Andiamo verso la fine del primo tempo, risultato di 1-0, gol di Giroud all'ottavo del primo tempo. Tomori per Tonali, Milan che ora fa un po' di possesso palla in vista del fischio dell'arbitro, brutta palla persa per il Milan. Vlahovic dialoga con Milik, vediamo il polacco stretto tra le maglie rossonere. Finisce il primo tempo, Milan in vantaggio, gol di Giroud, bel gol di Giroud.
è stato un bel gol di Giroud. Vediamo ora il secondo tempo, se la Juventus si scuote oppure se il Milan riuscirà a portare a casa i tre punti. Ed è chiaro che in chiave campionato e classifica questa partita è veramente importante per entrambe le squadre, perché naturalmente il Napoli sta viaggiando a un ritmo infernale. Napoli e Atalanta stanno viaggiando a un ritmo indiavolato. Non vorrei dimenticare, non vorrei far dimenticare a nessuno che l'Udinese praticamente è un punto dalla testa. Vediamo ora Theo Hernandez per Benasser, scusate, Dest. Va ora Dest, De Ketelaere, che per il momento molto in ombra De Ketelaere. Krunic. Via la palla, messa fuori da Bremer. Fallo nei confronti di Alexandro. Anzi no, fallo di Alexandro. Attenzione. Ero convinto avesse fischiato il contrario l'arbitro. Invece non è così. Fallo di Alexandro nei confronti di Benasser. Esatto. Giusta l'interpretazione dell'arbitro. Calcio di punizione a favore dei rossoneri. Alla battuta Tonali. Attenzione perché potrebbe tirare in porta Tonali. Vediamo se le crosserà. Decide di crossare. Invece Danilo libera Theo Hernandez. Perché De Ketelaere. Tonali. Benasser. Theo Hernandez. De Ketelaere ancora. Leao. Va Leao. Si gira in mezzo a due uomini. La Juventus libera con fatica. Il Milan sta cercando di chiudere la pratica. Fallo ancora nei confronti dei giocatori rossoneri. Lo ha commesso McKennie nei confronti di Tonali. Calcio di punizione. Juventus abbastanza nervosa. Vedete anche McKennie protestare. Ma il fallo c'è. Vediamo ora Tonali. Calcio di punizione. Sicuramente crosserà in mezzo. Cross in mezzo di Tonali. La palla sfila davanti all'area di porta. Non c'è nessuno che la ribadisce in rete. Fanno sfilare i giocatori a Juventus. Bonucci per Danilo. Allarga Danilo per Kostic. Questa volta ha controllato bene da destra. Viene ora imbeccato Giroud. Anzi da Krunic, scusate. Giroud per Leao. De Ketelaere. Appoggio impreciso del portoghese. Riprende la Juventus. Rabiot per Milik. Kostic, molto attivo Kostic qui sulla sinistra, molto cercato dai compagni. Si accentra il serbo, perde palla, la Juventus può recuperare. Krunic per De Ketelaere. Giroud allarga per Tonali, non va per il sottile Danilo, libera e mette in fallo laterale. Juventus in grande difficoltà, non riesce ad imbastire una manovra d'attacco. Milan in pieno controllo della partita. Theo Hernandez per Tonali, che la fa sfilare, rimessa dal fondo. Va ora Szczęsny per Leonardo Bonucci. Bonucci per Bremer. Juventus con un ritmo molto compassato, non riesce veramente, c'è poco movimento soprattutto da parte dei giocatori bianconeri, mentre il Milan molto più mobile. Lancio ora in direzione di McKennie, si propone Danilo, servito. Va ora McKennie nello spazio, Danilo indugia un po' troppo, McKennie viene servito, Matteo Hernandez fa buona guardia. Benasser per Leao. Tonali. Benasser. Tonali per Leao. Attenzione sulla sinistra, arriva Theo Hernandez. Va Theo Hernandez. Il Milan sta cercando il raddoppio per chiudere definitivamente la partita. Vediamo se ci riuscirà. De Ketelaere arretra la sua posizione. Tonali per Leao, ma puntualmente Bonucci lo anticipa. Leandro Paredes ora per Vlahovic in direzione di Milik, che si è allargato a destra. Va Milik per Vlahovic, imbeccato Rabiot, ancora Vlahovic, largo per Kostic, cross in mezzo, il colpo di testa di Vlahovic, la palla che va sul fondo, impreciso, bello il cross di Kostic, forte e teso, Vlahovic non ne approfitta.
quando Kostic e Vlahovic riescono ad intendersi. Per le difese sono abbastanza imprevedibili. Qui Vlahovic veramente poteva colpire meglio la palla. Tatarusanu non ha fretta, batte corto. Come vedete è entrato Di Maria, non ne possiamo nulla purtroppo. Purtroppo Di Maria è squalificato, quindi purtroppo qui entra e non ce ne possiamo fare nulla. Bennacer per Leao. In direzione di Theo Hernandez. Vediamo ora Tonali. Tonali, bel dialogo con De Ketelaere. Paredes, ora va Leandro Paredes. Juventus che ha pochissimo tempo per rimettere in piedi la partita e prevenire il pareggio. Cercato Alessandro, troppo prevedibile. Krunic intercetta il pallone. Krunic resiste alle cariche. Attenzione a Krunic che fa fuori un paio di giocatori. E qui alla fine è fuori gioco di Giroud. Però bella azione di Krunic personale, che aveva fatto fuori un paio di giocatori della Juventus. Alla battuta Szczęsny. Direzione di Vlahovic. De Ketelaere. Per destra. Giroud. Per Bennacer. Juventus che intercetta, forse ultima azione buona per la Juventus. Milik in direzione di Vlahovic, cerca di inserirsi anche Di Maria, che in teoria non dovrebbe giocare. Tatarusanu mette fuori, Bonucci interviene. Attenzione però, fanno sfilare la palla e finisce così, non c'è più tempo. Milan che batte la Juventus per 1-0, rete di Giroud al nono minuto. Amici, questo è quanto. Io spero di non portare sfiga all'una o all'altra squadra, perché vedete che non spesso i miei risultati vengono confermati sul campo. Spero che comunque la partita vi sia piaciuta. Se volete questa patch, ricordatevi di contattare i ragazzi di PES Italia Classic Patch direttamente sulla loro pagina Instagram. Io vi saluto e vi mando un abbraccio fortissimo. Ciao a tutti.